Progetti futuri, e qui scocca. Oggi presentiamo il nuovo meraviglioso disco, bellissimo progetto, condiviso con tanti band. Sì, è stata una giornata dell'inverno, dopo 4 anni in cui c'è stato questo Dobro and Friend nasce 4 anni fa per la voglia di ospitare sul palco qualche amico, dai vieni a cantare un pezzo con noi. Fu il primo Dobro and Friends che non si chiamava Dobro and Friends, poi nacque questo nome, 2, 3, 4 edizione. Quest'inverno Paolo e Andrea hanno avuto, si è accesa una lampadina un giorno e hanno detto: Euge, ma perché quest'anno, visto che è il 4° anno, non facciamo il CD? Stavamo già pensando a fare un CD nuovo, perché non lo facciamo col Dobro and Friends? L'idea sicuramente è stata ottima, azzeccata, nata nel momento giusto. Ci siamo messi in pista, abbiamo chiesto ai Friends, che oggi suoneranno e canteranno con noi, se volevano aderire. Non abbiamo avuto neanche una pallida idea di dubbio, ma tutti hanno aderito con grande entusiasmo. Abbiamo fatto un lavoro di home recording, quindi non siamo andati in studio, ma abbiamo lavorato autonomamente, tranne alcune parti corali soprattutto, dove ci siamo trovati per incidere. Abbiamo mandato le basi pronte ai Friends, che hanno registrato in maniera professionale, per cui è venuto fuori un lavoro discografico che, devo dire, non sembra neanche un home recording, e dal punto di vista soprattutto della presentazione anche del CD è molto ben fatto, sì. E quindi raccoglie quello che è lo spirito di questo incontro, che ormai è stabile, annuale, tutti gli anni si ripete, ci confermano un anno per l'altro, e quest'anno presenteremo questo nuovo CD che si chiama Dobro and Friends, è il titolo del CD. Anche la grafica è studiata su questo posto meraviglioso, quindi se tu non l'hai ancora visto il disco, è ancora in macchina nascosta, lo presenteremo, ma me lo faranno vedere, dovremo per forza tirarlo fuori, e vedrete che la grafica sembra è quasi una cartolina di questo posto, con dentro ovviamente commenti, foto che abbiamo ritenuto giusto inserire in questo lavoro, che è nato sullo spirito dell'amicizia e della volontà di fare buona musica assieme. Tanta passione, perfetto. Allora, mi verrebbe da chiedervi a tutti, o a te, o chi ha voglia di rispondere, vi capita mai di essere stanchi e stufi, nel senso che quando capita una serata o un pomeriggio dove si suona, dire ma no, fare tutti quei chilometri, vedi lui che viene da lontano, ma no, rinuncio, oppure questa cosa non esiste, perché comunque quando si chiama pronti si va a suonare, yeah! Ma andrebbe fatta singolarmente questa domanda, perché ovviamente chi lo fa di mestiere magari il lunedì mattina dorme, invece chi lavora mannaggia. In realtà di solito mentre noi andiamo a letto lui è ancora in viaggio, solitamente. Devo dire che gli umori che si registrano, che vediamo quando ci ritroviamo, sono sempre volti sorridenti. Poi è chiaro che per varie ragioni la vita ti offre ogni giorno cose diverse, situazioni diverse, a volte uno è più stanco, meno stanco, però è talmente forte la passione che io personalmente metto, ma che io respiro da parte loro, di tutti, certo. Cioè la passione, non c'è mai stato un momento in cui no dai oggi non ho voglia, mai registrato, c'è una data, sì, c'è da andare, sì, e poi è chiaro che magari arriva il giorno in cui oggi Gregorio non è al pieno della forma, però la passione c'è, lui è qui e farà il suo lavoro. Perché Gregorio oggi però alla fine suona bene lo stesso, tanto lui basta che gli dà il pacchetto in mano e parte, non no? Ma questa è la parte più professionale che viene fuori, appunto, dico da voi, perché io non essendo professionista, però lui poi lo vedrai suonare. Si immedesima, lui entra nella musica. Suonerà esattamente come quando è in forma splendida. Perché il professionismo è anche questo, quindi la fortuna di suonare appunto con dei professionisti così ti fa vedere la differenza di persone che non hanno paura di nulla, quando arrivano, che hanno lo strumento in mano e suonano e come suonano, cioè non è quello stanco, quello che è scassato, si può dire scassato? Sì, si può dire, si può dire. Alla fine il risultato c'è sempre, perché è un mestiere e in più c'è il booster della passione, quindi io non ho mai registrato
defezioni di spirito e né di presenza fisica, se non per ragioni straordinarie.